Claudio, com'è ritrovarsi al Del Mauro 16 anni dopo? Ma sono emozionato, l'avevo scritto in questi giorni che sarebbe stata un'emozione e così è in questo momento, ancora casomai non viene fuori, però dentro di me sicuramente c'è una grande gioia poter rientrare in questo palazzetto che è cambiato, però sicuramente quello che ho vissuto io insieme ai miei compagni, insieme a questa città, è ripetibile. Ecco, ora ti godrai questi 40 minuti in Del Mauro che è davvero cambiato, sì, in questi anni, perché quando hai ottenuto la promozione a Iesi, ma Marino giocava praticamente con due tribune senza curve, oggi c'è un palazzetto da Eurolega come formato. Assolutamente sì, è un palazzetto cambiato in meglio logicamente per quello che è comunque la storia di questa società e dei risultati che sta ottenendo. Sicuramente è da Eurolega, credo che la società sta facendo degli sforzi incredibili da quello da come sto seguendo e mi auguro che abbia questa continuità, soprattutto anche dopo aver trovato un staff tecnico veramente grandissimo, perché io comunque Sacripanti lo reputo veramente uno dei migliori allenatori italiani e mi piacerebbe, ecco, vederlo veramente pieno, perché mi accorgo che sono forse i soliti affezionados, come si usa dire, però Avellino credo che veramente in questi ultimi anni sta scalando la vetta del basket italiano e con la programmazione potrà raggiungere veramente dei grandi risultati. In chi ti rivedi oggi in questo roster? Ma guarda, faccio fatica, ma non perché adesso ci sono gli stranieri e quindi è un po' tutto cambiato. Mi piacerebbe potermi rivedere in qualche italiano veramente forte che possa essere comunque punto di riferimento anche per il movimento. Però tant'è, adesso la pallacanestro è cambiata in questo modo. Mi auguro che comunque anche gli stranieri che hanno l'opportunità di giocare a Avellino si rendano conto di quanto ci sia questo attaccamento per i tifosi, per la città, per questo sport che è nato quasi comunque diciamo dietro le quinte del calcio, però si è fatto strada e veramente sono passati tanti giocatori che hanno dato l'anima.